Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. È una specie di gameplay recensione, non lo so come chiamarla. E niente, parliamo di Power Star Golf, un gioco presente sullo store di Xbox One, un gioco di lancio, che non è niente di particolare, però è molto carino. Per una ventina di euro, se non sbaglio, costa. Diciamo che è un ottimo passatempo. Che però ha una profondità tutta sua anche. Vediamo il tempo di caricare. Musichetta. Muoviti però. Però adesso sto caricando un video su YouTube, quindi è un po' più lento perché a caricare perché stava sincronizzando il save game. Se magari ci fa la grazia di finire il caricamento. Ok, controllo l'attività degli amici, non ce ne può fregare di meno. Comunque il gioco consiste nell'avere alcuni personaggi ovviamente da sbloccare, dei soldi, in questo caso li vedete in alto a destra sotto la mia gamer tag che sono in stelline, diciamo così, crediti quindi. E un negozio però strutturato in maniera molto carina perché giocando e vincendo crediti si possono comprare queste bustine. Queste bustine sono come le buste di Magic per dire, dei carte insomma. E quindi abbiamo la bustina potenziamenti che costa 1000 e come possiamo leggere sotto c'è scritto che vi escono da dentro tre booster principianti e tre booster principiante scelti a caso, con la possibilità di ottenere Pro Elite o Supremo, cioè c'è una piccola percentuale che escano oggetti di fascia alta. Poi c'è principiante fino a 3 oggetti Pro, fino a 3 oggetti Elite, fino a 3 oggetti Supremo, o questa Supremo 60.000 costa un botto, che anche la Elite comunque, che però ci dà 5 oggetti Supremo scelti a caso. Il gioco è strutturato in modo da rigiocare più e più volte le stesse partite per fare i crediti e potenziare la propria dotazione di mazze, di palle, eccetera, eccetera. Adesso proviamo a fare una. Vediamo un po' una cosa semplicissima. Perché mi interessa. Anzi, prendiamo questa. Perché mi interessa fare una partita veloce. Quindi tre buche. Allora, innanzitutto scegliamo il nostro golfer. Cambiamo. No, questo non ce l'ho sbloccato. E prendiamo il tizio grosso. Allora, come possiamo vedere, ho già alcuni potenziamenti messi, cioè più che altro alcune attrezzature, colpo a razzo e la mossa speciale, i legni rouge, ferri neoprinzi, insomma, ho cambiato qualche cosa per potenziare un pochettino. Poi se premiamo il tasto opzioni menu, abbiamo i potenziamenti a disposizione, questi possono essere usati una sola volta per partita, quindi bisogna scegliere. Allora, capacità del caddy, più due utilizzi, non ce ne frega niente. Effetto hook slice, aumento precisione, aumento rotazione. Quindi possiamo partire e vediamo che i potenziamenti sono stati messi in basso al centro. Quindi gioca. Anche il caddy ha dei colpi speciali, delle abilità speciali. E questo in questo caso è alla previsione del colpo, cioè praticamente ti fa vedere dove va alla fine il colpo. Allora, il gioco ha una grafica molto semplice, però comunque diciamo che rende bene l'idea. Abbiamo qui, vedete, il mio record FG Photo X, dove ha battuto Quick McMunch, che è il record mondiale. Come avete potuto vedere, adesso vi faccio vedere. Allora, sì, vabbè, giocatore 1. Allora, tagliamo a corto. Oh, e basta. Ok, allora ci possiamo muovere per la mappa. Possiamo vedere che, vedete, con un colpo solo io ho fatto arrivare la palla qui. Questo è il mio di record. Il gioco compara continuamente con gli altri giocatori presenti tra i nostri amici i colpi, quindi i record. Vedete, lui, io l'ho mandata a 227 e 27 yard e lui a 227 e 35, per poco non l'ha battuto. Se invece andiamo più avanti, se ci riesco, maledetta telecamera. Ah, non posso andare più di così. Vabbè. Comunque, quell'RM è il record mondiale. Vuol dire che c'è qualcuno con un'attrezzatura talmente potente da essere riuscito a farlo arrivare lì giù. E il record mondiale viene stabilito ed è universale, cioè
Se io dovessi battere quel record, il mio colpo verrebbe mostrato a tutti i giocatori sul live. Allora, se lascio premuto X, posso usare la mia abilità speciale, cioè quella che mi permette di mandare più avanti la palla. E in alto a destra vediamo il vento, che in questo caso ci porterà la palla un po' più avanti e un po' tirata verso destra. Per tirare è il semplicissimo metodo di qualsiasi gioco di golf. Vedete, io sto impostando un punto e sulla barra in basso c'è una freccia che si muove. Quel triangolino, quella freccia è praticamente il punto in cui dovremmo fermarci con la potenza per in teoria far battere la palla in quel posto. Che detto così, e tutto ciò indipendentemente dal vento. Quindi, siccome non mi interessa adesso di sprecare il mio colpo speciale, proverò a battere intanto il record. Per tirare con l'A si potenzia fino ad arrivare al massimo, quindi al triangolino, dopodiché bisogna ripremere di nuovo sulla barretta bianca in questo modo. Potenza massima, barretta bianca. Io l'ho mancata di poco, quindi il colpo verrà spostato leggermente e non sarà un colpo al 100%, insomma. Nonostante questo, semirag. Oddio, insomma. Nonostante questo, comunque ho battuto, credo, il record. No, non ho battuto il record perché sono andato troppo a sinistra. Quindi evidentemente gli yard non erano più dei. Questo ha fatto un tiro schifoso, questo è il computer. Ha fatto un tiro schifoso, ma sicuramente meglio del mio. Ok, complimenti. Perfetto. Fairway. Però sta dietro a me, quindi tocca a lui ancora. Vedete la sua mazza che fuma? Perché ha lui un'abilità speciale con quella mazza, insomma. E questa è la sua abilità speciale che adesso ha utilizzato. Praticamente ha sdoppiato le palline, ha fatte uscire 4-5 e quella che è andata più lontano rimane sul campo. Player one. Ok, tocca a noi. Con la Y andiamo automaticamente al punto di lancio, cioè di impatto, diciamo così. Il vento tira sempre a destra con una forza moderata, quindi cerchiamo di fare un tiro decente. Manco a dirlo. Vediamo dove l'ho mandata. Non male, dai, non male. Great approach. Perfetto, ho battuto il mio record, quindi ho un nuovo record personale che verrà memorizzato e da qui in poi sarà quello da battere sul secondo colpo. E ti dà dei punti di esperienza in base a quello che facciamo. Observe. For par. Lui sta giocando malissimo, fortunatamente. A delicate tap and. Ok, allora, per quanto riguarda invece il green, è anche qui molto semplice e come è molto classico. Vediamo delle linee che queste cosette bianche che vanno, insomma, a destra e verso la buca, vuol dire che abbiamo una piccola pendenza a favore della pallina, quindi si va più veloci di quanto la tiriamo perché sta in discesa praticamente, e una forte tendenza a destra, pendenza a destra, scusatemi. Quindi si farà un lavoro di controbilanciamento, quindi proviamo a tirare di così e vediamo che cavolo succede. Come on, baby. E dai, mi hai fatto fare una bella figura, un bel birdie. Verdi sarebbe un cioè ho fatto buca un colpo in meno del par. Vedete, ho battuto i record dei miei contatti e ho impostato un nuovo record top. Yeah. Player one wins the hole. E abbiamo vinto questa buca, che tra l'altro fa parte del torneo facile, quindi l'ho messo apposta perché sono solo tre buche, intanto mi faccio un po' di soldini e faccio Watch for a slight breeze. il video. Qui sarebbe bello fare una bella buca. Vedete il record mondiale di Kansas F che ha imbucato la palla con un solo tiro. Io non ci sono mai riuscito fino ad ora. E poi ci sono i record dei miei amici Quick, il mio che è FG Photo, eccetera, eccetera. C'è un vento bestiale a sinistra e quindi tiriamo un po' di sguincio. Vediamo un pochettino se riusciamo a fare qualcosa di decente. È sempre questo tiro maledetto. Ho tirato storto, infatti. Vediamo se almeno andiamo sul green. No. Henry's turn. Vediamo Henry cosa fa. There's a little bit of a breeze out.
How did I do it? A magician never reveals. Tiro abbastanza schifoso. Beh, se la metti in buca da qui, guarda. Oi, oi, oi. No, no. Ci mancava. Ok, adesso tocca a me. La cosa non è molto facile perché sto con il putter e devo cercare di avvicinarmi il più possibile. Abbiamo una pendenza contro e a sinistra. Quindi io direi di fare un tiro così e puntare all'avvicinarci e non cercare di non superare la buca. Ok. Adesso abbiamo la pendenza che ci scoccia un bel po', però è molto vicino alla buca, quindi cerchiamo di fare questo tiro. E va in buca. Sembra un gioco facile, ma vi assicuro che non lo è. Il par, per chi non lo sapesse, è una buca completata nel numero prestabilito di tiri. To have the hole. Dai, su. Pure lui ha fatto par, però ho giocato meglio. Il bello di questo gioco è che la sera, magari quando si è fatta una certa ora, che uno non vuole stare lì su Call of Duty a smadonnare o giochi con gli zombie a farsela sotto, si fa una bella partitina a golf per un prezzo tutto sommato giusto ed accettabile. E quindi è molto consigliato. Allora, adesso con la croce direzionale in basso a sinistra, se vedete, io sto spostando la pallina, cioè scusatemi, il punto di impatto della pallina. Questo vuol dire che la pallina farà un giro, cioè girerà, vedete come, e faremo praticamente un tiro d'effetto e proveremo a giocarcela così per mandarla più in là possibile degli alberi. Il tutto ovviamente se riesco a fare un tiro decente. Vediamo un po'. Sono riuscito a fare un tiro perfetto, grande. Come vedete va abbastanza d'effetto e quindi ho aggirato gli alberi e l'ho portata ad un buon punto. E infatti, nuovo record personale. Henry's turn. Tira Henry. Possiamo saltare, purtroppo. Anche lui ha fatto un buon tiro. L'ha fatto un tiro il cavolo. Un tiro 10 volte meglio del mio, vabbè. Questo purtroppo dipende anche dall'attrezzatura, ma piano piano me la compro. E qui abbiamo un bel problema, questi alberi maledetti, quindi dobbiamo fare un lavoro di effetto. Quindi spostiamoci un po'. Anche qui questo tiro comporta molto il fatto di fare un tiro buono, però c'è il vento contro anche, quindi proviamoci. Guardate il fail annunciato. Ecco qua, lo sapevo io. Già che non ha colpito l'albero già è molto, però adesso se si fermasse la palla... No. Ok. Oh, rough. Vabbè. Vediamo lui come tira. Ecco, lo sapevo io. Avrei dovuto puntare anche io a saltare l'albero, però sinceramente non me la sono sentita. Power Star Challenge. Ecco, ogni tanto appariranno delle sfide. Usando un legno manda la palla direttamente sul green, non a più di 20 yard dalla bandiera. Questo è un ferro, giusto? Sì. Questo che è? Ferro? No, cancella. Questi sono i comandi vocali che ogni tanto appaiono anche quando nessuno glielo chiede. Ok. Io non so la differenza tra i vari legni, eccetera, eccetera, quindi questo tipo tira a palla. Voglio capire io col legno come faccio. Vabbè, proviamoci. La linea di tiro è libera, il vento c'è. Devo riuscire a portare quella pallina lì. Vediamo cosa succede. Ma io vorrei capire una cosa. Ok, perfetto, sì. Proviamo. Un po' se riusciamo ad andare. No, erano più di 20 se non sbaglio. Sfida persa. How did I... Vabbè, tiro schifoso. For a birdie. Looks to be up. Ah, quindi già col putter già da qui? Vabbè, io ci provo.
Mettiamo di qua perché c'è pendenza e abbiamo la cosa contro, quindi dobbiamo tirare un po' più forte. Vediamo che succede. A Mosean in there now. Mamma mia, che tiro! Quasi vicino. To win the hole. No, per vincere... Sbaglia? Devi sbagliare, maledetto. Bravo! Applausi per te. For par. Per il par. And... Grandissimo, sei un grande, grande. Bravo. Meno male che c'ho sta avversario pippa, più pippa di me. Se sbaglio sta buca mi sparo. No! Oddio. Pensavo di aver tirato troppo forte. Yeah! Play on one! Aggiudicate le buche. Ho vinto due buche, uno ha fatto pareggio. Aggiudica la vittoria almeno uno. Purtroppo non sono riuscito. La palla con il colpo di approccio entro 10 yard dalla bandiera e ottenendo un punteggio di meno 1 migliori in ogni buca che vinci. Minchia! Vabbè. Quindi adesso io sono livello 8. No, scusatemi, sono livello 7. E tutti questi punti esperienza in base ai colpi che ho fatto mi fanno alzare, diciamo, piano piano fino ad arrivare poi al livello 8 e successivi. Ho guadagnato solo 600 crediti, pochissimo. Però questo qui era PowerShot Golf. Molto carino, molto simile ad altri giochi poi alla fine, però è strano perché per PlayStation non ho sempre lanciato la console anche per PS Vita con un... non ricordo, oddio, come si chiama il gioco di golf per PlayStation. Questa volta no, è una mancanza, perché è uno di quei giochi che piace e che è un passatempo tra un gioco magari d'azione e l'altro per rilassarsi magari la sera. Questo era PowerShot Golf e niente, spero che vi sia piaciuto questa play review, una specie di let's play con recensione annessa. Ciao!